ragazzi, mi raccomando, restate a casa e lavatevi spesso le mani. Che tu sia al chiuso o all'aperto, devi mantenere almeno un metro di distanza da chi ti circonda. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Ma posso uscire di casa per fare una passeggiata? Sì, ma non in luoghi affollati e comunque sempre mantenendo le distanze di sicurezza. Posso andare a fare la spesa in un altro comune? Certo, ma sono in prossimità della residenza o del domicilio. Sono un lavoratore, posso recarmi sul posto di lavoro? Sì, gli spostamenti per necessità sono consentiti. Ma i fumetti sul divano li posso leggere? Ma sì, quello sì. I bambini possono andare al parco giochi? Cari bambini, sarà molto più divertente andare con mamma e papà al parco, ma a fare una passeggiata. Ma posso uscire di casa anche per motivazioni non consentite? No, gli spostamenti sono consentiti solo in caso di necessità o di lavoro. Ho i genitori anziani da accudire, posso recarmi a casa loro? Sì, gli spostamenti per necessità sono consentiti. No. Le frecce possono aspettare, i malati no. Io resto a casa è la campagna di raccolta fondi a sostegno della protezione civile. Facciamo squadra e sconfiggeremo insieme questo problema. Allora, dimmi se l'una volta per tutte, questa che c'ho in capoccia è la corona, e il virus so io. State bene a casa! Ciao arcieri, mi raccomando, rimaniamo a casa e facciamo la gomitiera. State a casa che state meglio e ci rivediamo sui campi di tiro a fare tanti punti e a ridere soprattutto. Amici arcieri, siamo tutti una grande squadra, mi raccomando, restiamo a casa. Mi raccomando, restate a casa. Siamo una squadra. Restiamo a casa. Questo è il momento di fare squadra. Tutti a casa! Arcieri, siamo una squadra, restiamo a casa. Io sto a casa. Altrimenti vi ridurrete come il vecchio nonno che gira con il guanto, con la mascherina e assolutamente con la sua soluzione disinfettante. E sai perché si chiama lo stornuto del vampiro? Perché così sparisce!